You a- come here, ass. Fuck. E questo sarebbe un comico? Vai a lavorare. Cambia mestiere. Non fa per te. Schifoso. Già visto. Questa non è stand up. Se posso permettermi di evidenziare un difetto, direi che l'unico piccolo neo di questo pezzo è che non fa ridere. Mai. Però, tolta questa sottigliezza, mi è piaciuto molto. Grazie, muori. Finalmente, la svolta simpatica di Adinolfi che tanto attendevamo. Non riesco a farmela stare simpatica, per usare un eufemismo. Ma io non voglio starti simpatica, voglio darti fastidio. Ti ho guardato per 5 minuti e sono stati i 5 minuti peggio spesi della mia vita. Papà, sei tu? Viene voglia di morire col cuoricino. Vincenzo, se c'è una cosa che ci hanno insegnato gli americani è il sogno americano, è che se vuoi, puoi. Fallo. Simpatico, ma studia. Anche a Luna proprio, anche a Luna influenza la Terra, ad esempio le maree ed il ciclo mestruale. Mi scrive Yehud Abramson, che a quanto pare è un rabbino. Impressionante la capacità di descrivere una realtà che palesemente non si conosce. Riferendomi alle parole spese per i militari, posso con certezza affermare che quanto detto non corrisponde minimamente alla realtà dei fatti. Il tentativo di screditare il lavoro dei nostri militari con affermazioni del tutto infondate e tendenziose mi porta a definire questo essere invertebrato come un ciarlatano e buffone di corte. In cuor mio spero che mai nessuno possa credere che le parole pronunciate da questo idiota possano mai essere prese sul serio. Beh, credo che il generale Figliuolo debba occuparsi di temi molto più importanti in questo periodo. Io sono una persona civile e o in molto rispetto per tutti, proprio non mi vergognerei. Ma non sono uno squilibrato e o molta educazione. In ogni caso, grazie. Non fa ridere. Ho perso 5 minuti della mia vita per niente. E adesso abbiamo perso altri 10 secondi con questo commento. Perché Shy di Breaking Italy in questo video ha l'aspetto di una ragazza? Allora, io vorrei dirti che nessuno ha mai visto me e Shy di Breaking Italy nella stessa stanza, però in realtà una volta l'ho incontrato in un bar, quindi c'è un barista di Cagliari che può confermarti che siamo persone diverse. Edgar Allan Poe fa pure il comico adesso. Attendo con ansia un pezzo sulla preghiera alla Mecca, magari qualche battuta sugli animalisti o perché no sul mondo LGBT. Io battute sugli animalisti non le posso fare perché il WWF mi manda ogni anno l'olio del Garda e insomma un po' di rispetto per un bel regalo. Onestamente lo trovo di cattivo gusto e lo dico da comico, ci sono temi sui quali non si può scherzare, c'è un limite a tutto. Poi ho controllato, il signore lavorava in banca, quindi tecnicamente ha fatto una battuta. Carino ma niente di che. Sicuramente gradito, ma la parlata è di un mal di testa, non è colpa mia. Pensa a quelli che mi conoscono. Storiella carina da raccontare ad una cena con amici, non su un palcoscenico, che invece è proprio il mio lavoro, fare soldi raccontando storielle carine che tu racconti a cena con amici. Ti stai perdendo pochi soldi.